E mi ha colpito questa immagine che ho alle mie spalle, questo bellissimo gommone. E ho qui al mio fianco niente meno che il pilota di questo stesso gommone, Cristiano Zandri, due volte campione sul Joker Bot. Salve a tutti, sì, questo gommone è un gommone prettamente di serie, è un gommone che ha permesso di poter vincere due volte il campionato del mondo nella categoria B-Pro, che è una categoria di imbarcazioni prettamente di serie, motorizzate con massimo 150 cavalli. Cristiano, tu parli delle caratteristiche del gommone, ma quanto incidono le caratteristiche proprie del mezzo e quanto le tue capacità, le tue abilità? Sicuramente il pilota mette molto di suo, ma tutto questo viene meno se non hai un'imbarcazione, un battello che ti permette di esaltare, diciamo, quelle possono essere due doti velocistiche. Cristiano, hai vinto il primo mondiale a Nettuno in condizioni meteo marine impegnative. L'ultimo mondiale che hai vinto lo hai vinto sul lago di Como, quindi tutt'altro tipo di gara è stata. Certo, allora sicuramente viene da pensare, come è venuto a pensare a voi, è venuto a pensare anche ai miei colleghi e rivali. Effettivamente in questo il gommone è stato in grado di esprimersi al meglio sia su condizioni avverse che su condizioni del tutto opposte. Sicuramente tutto questo è stato permesso da un'affinità che c'è stata tra me, l'assetto e l'imbarcazione. Lui viene da un vecchio disegno creato secondo me da un bravissimo ingegnere, il quale è riuscito a creare questo grande connubio, cioè una carena in grado di poter navigare in assoluta sicurezza con condizioni di mare mosso, se non molto mosso, e una carena invece molto veloce su condizioni di mare calmo, come si è potuto vedere al lago di Como. Cristiano, noi ti ringraziamo per la disponibilità e ovviamente ti aspettiamo a Bellaria, augurandoti di arrivare nuovamente primo, perché non c'è due senza tre. Grazie ancora. Grazie a voi e speriamo di vederci nuovamente sui campi di gara. Inusuale, ma la motonautica trova spazio anche in un ambiente come questo. Siamo circondati dalle vele, eppure abbiamo una realtà che può andare d'accordo con loro. Infatti in questa iniziativa la Federazione Italiana Motonautica, la Delegazione Regionale Lazio, ha creato una joint venture con la Federazione Italiana Veda, grazie ad Alessandro Mei, Presidente del Comitato Regionale Lazio, che appunto ci ha messo a disposizione questo splendido bacino non naturale all'interno della fiera, e i nostri modellini sono in acqua per provare ad avvicinare gente nuova, soprattutto gente appassionata alla nautica e piccoli bambini che si avvicinano attraverso quando il modellismo. I bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno boh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola o un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno. Chi per un motivo qualsiasi avesse lo scafo che non va, lo riporta qui se può, se no si appoggia a una paratia, va bene? La gara consiste nel fare il maggior numero di giri possibile su questo tracciato. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Motonautica e vela, che ne pensi di questa cosa? Abbiamo visto grande pubblico. Ci siamo divertiti, abbiamo organizzato una manifestazione modellistica improvvisandola con il pubblico, con gli spettatori, e abbiamo fatto una gara con qualifiche e finale, e devo dire che ci siamo divertiti veramente. La bua è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia.
scemo, vedi, però e mi vergogno perché non so più fare, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. La motonautica si è sempre rivolta per lunghi anni a un'età decisamente un po' alta, perché uno sport che era considerato pericoloso, oggi con barche specifiche, con corsi specifici, appunto è una nuova realtà, ma sicuramente la loro è più datata rispetto alla nostra, quindi Alessandro sicuramente può esserci più d'aiuto. Noi cerchiamo di avvicinarli già a 7 anni con un'attività di gioco sport, quindi attività legata all'acquaticità, all'attività legata alla sensibilità che il ragazzino può avere a bordo di un'imbarcazione e al rispetto dell'ambiente. Per questo da 2 anni abbiamo avviato un progetto con le scuole, abbiamo iniziato 2 anni fa con le scuole del Lazio, 5 scuole del Lazio, siamo arrivati a 13 quest'anno, è un progetto che sta crescendo tantissimo e ci auguriamo di coinvolgere sempre più istituti scolastici del Lazio. Sì, io credo che la motonautica può, attraverso queste collaborazioni, soprattutto con altre realtà legate al mondo nautico, suscitare un maggiore interesse verso uno sport come quello nostro, che è sempre visto ed è stato visto come uno sport per ricchi, invece in realtà è uno sport che è destinato anche a giovani ragazzi. È una motonautica particolare fatta con piccoli modellini e destinata ai diversamente abili, ai giovani, ai meno giovani, bambini, ma soprattutto a chi vuol conoscere una delle discipline della motonautica, la radiocomandata. È stato un piacere ospitarvi in vasca, spero si possa ripetere questa esperienza e rafforzarla il prossimo anno e magari, perché non solo in vasca, magari organizzare anche qualcos'altro nei nostri laghi, in mare, e vedere di unire eventi sportivi velici a eventi della motonautica. Allora, com'è andata questa gara? Bene, ho vinto. Ma correvate fortissimo, visto che avete fatto tutto. Sì, infatti alcuni sono più riusciti, tutti i voli. Però tu sei riuscito a finire tagliare la giornata. Certo. Sei contento? Certo. Quando è che ti vediamo sulla barca? Magari, ok. Sì. Partecipante non fortunatissimo nell'ultima prova, è entrato in finale, appunto ha avuto una defaillance con la propria barca e non ha potuto avere quella prestazione che lui si aspettava, ma sta qui perché oggi Fabio Bertolacci, in qualità di delegato regionale del Lazio, lo vuole omaggiare di una barca che rappresenta per molti un sogno, una barca da offshore, un modellino. E appunto, ti sei divertito? Sì, moltissimo, tranne quell'incidente, però moltissimo. Non possiamo che dire grazie a lui, alla famiglia che ce l'ha lasciato qui tutta la settimana, è figlio di un espositore della fiera, quindi